Mi permetto di dare alcuni avvisi per la celebrazione. Per l'Eucarestia, i sacerdoti che sono in navata si accosteranno all'Eucarestia stando nella navata. Per i fedeli, coloro che sono nei banchi usciranno in mezzo e ci saranno i sacerdoti. Tutti coloro che sono sulle sedie rimangono al proprio posto, in piedi passeranno i sei neodiaconi a comunicare, quindi escono solo quelli che sono nei banchi per oggettiva difficoltà a fare la comunione stando nel banco. Gli altri rimangono tutti nel loro settore, passeranno i sei diaconi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Care sorelle e fratelli, credo che il sentimento più diffuso stasera sia quello della gioia. La gioia per il dono di Dio che ci raggiunge attraverso questi giovani. E saluto fraternamente e ringrazio. Voi avete risposto alla chiamata del Signore e state aprendo la vostra vita a riceverne i doni per il servizio di Dio e del suo popolo. La gioia quindi per noi, una gioia spero che abiti il cuore anche delle vostre famiglie, di tutti i vostri cari, di tutti i vostri amici ed amiche. Una gioia certamente per il Vescovo, ma anche per tutto il nostro presbiterio, che stasera vedo particolarmente rappresentato da tanti sacerdoti. Non mi aspettavo così tanti sacerdoti ed è una gioia ulteriore poter concelebrare con tutti voi e pregare per questi giovani che compiono il passo con il dono del diaconato in vista di ricevere il dono del presbiterato. Entriamo dunque nei santi misteri. Lo facciamo ora con umiltà, ma nello stesso tempo con grande confidenza nella misericordia di Dio. Confesso a Dio onnipotente. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Yeah.
l'uomo. O Dio, che ai ministri della tua Chiesa insegna non a farsi servire, ma a servire i fratelli, concedi a questi tuoi figli, oggi da te eletti al diaconato, di essere instancabili nell'azione, miti nel servizio della comunità e perseveranti nella preghiera. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do, e così si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Parola di Dio. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli,
Nella prima alleanza in gran numero sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva loro di darle a lungo. Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti, uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, posteriore alla legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Lodiamo te, nostro Signore, per la grandezza del tuo amor. Sei nostra pace, sei bontà. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Gloria a te, oh
direttore presenta al vescovo i candidati al diaconato, chiamandoli per nome. È la chiamata di Dio che risuona ancora una volta nella vita di questi nostri fratelli. Si presentino coloro che devono essere ordinati diaconi. Carlo Agazzi, della parrocchia della Natività di Maria Vergine in Grone. Mario Carrara, della parrocchia di Santa Maria Assunta in Locatello. Andrea Cuniberzi, della parrocchia dei Santi Nazario e Celso Martire in Urgnano. Mario Pezzotta, della parrocchia di Sant'Evasio, vescovo e martire in Pedrengo. Taddeo Rovaris, della parrocchia di San Martino, vescovo in Nembro. Per il Pontificio Istituto Missioni Estere, Rajeshwar Nayak, della diocesi di Berhampur, India. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati diaconi. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del diaconato. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Cari sorelle, fratelli, cari giovani, tra poco diaconi, la gioia che ho evocato all'inizio di questa celebrazione scaturisce dalla consapevolezza che in questa celebrazione noi riceviamo il dono di Dio, e il dono di Dio è il suo Spirito. Lo ricevete voi per la missione che il Signore vi affida, ma insieme con voi, care sorelle e fratelli, noi tutti siamo investiti dal dono dello Spirito Santo. Tutta la nostra esperienza cristiana sgorga da questo dono. E questo dono raggiunge particolarmente questi giovani. E appunto noi li guardiamo, trepidiamo, li ammiriamo. Li ammiriamo perché avvertiamo dentro un percorso
lungo, serio, che il loro cuore si è aperto non solo alla chiamata, al fascino di Gesù e del suo Vangelo, ma il vostro cuore si sta aprendo a un dono speciale di Dio, il dono dell'amore di Dio che prende la forma del servizio. L'amore ha tante forme. Ecco, questi nostri giovani fratelli ricevono il dono dello Spirito di Dio attraverso i segni, le preghiere che adesso vivremo e condivideremo, che è il suo amore nella forma del servizio. E questo per noi diventa un segno, il segno di quel Gesù che è il cuore della nostra fede, il segno di quel Gesù che ci ha amato dell'amore di Dio e che ha scelto come forma radicale di questo amore proprio il servizio. E quindi non loro con i loro sforzi, nemmeno io con le mie parole, neppure il seminario con tutto il suo percorso, miglia e coniglia con la loro testimonianza, ma soltanto Dio può introdurli a questa somiglianza con Cristo, che appunto si è fatto servo di Dio per la gioia, la libertà, la salvezza dell'umanità. Ecco, noi stiamo partecipando a un mistero, perché certamente i segni, le parole e poi i sentimenti, tutto, ma tutto questo ha a che fare con un dono di Dio, e Dio supera sempre ogni nostra immaginazione, ogni nostro pensiero. Noi lo possiamo avvicinare, immaginare nella forma che ci è offerta da Gesù, e Gesù ha scelto questa forma di farsi servo di Dio per la salvezza, per il bene, per la speranza, per la gioia, per il destino più forte della morte di tutta l'umanità. Bene, continuerete a sentire questa parola in questa liturgia. Ho appena pregato dicendo: Dio, che i ministri della tua Chiesa insegni non a farsi servire, ma a servire i fratelli. E tra poco chiederò a loro, a voi cari giovani: volete esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità in aiuto dell'ordine sacerdotale a servizio del popolo cristiano? E poi nella preghiera di consacrazione, di ordinazione, con la preghiera e con l'imposizione delle mani, ricorderò, gli apostoli affidarono ai diaconi il servizio della carità. E invocherò Dio: guarda con bontà questi tuoi figli che noi consacriamo come diaconi perché servano al tuo altare. Siano pieni di ogni virtù, sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e deboli, umili nel loro servizio. Siano immagine del tuo figlio, è la preghiera che io rivolgo a Dio, che non venne per essere servito, ma per servire. Continuamente tutta questa liturgia è contrassegnata da queste preghiere, da questi convincimenti che scaturiscono dalla nostra fede in Gesù. La vita di Gesù è stata tutta interpretata come un servizio, ma addirittura la sua persona, Gesù è il servo di Dio per la salvezza del suo popolo. E com'è che Gesù serve? Innanzitutto facendo della volontà di Dio il criterio fondamentale della sua vita. Il servizio. Servizio vuol dire non comando io. Il servizio è la volontà del Padre. Ma tutti noi, penso,
non possiamo non aver presente come Gesù continuamente, continuamente, fino alla fine, fa della volontà del Padre accolta il criterio fondamentale della sua vita, della sua stessa libertà. E questo è il modo con cui Gesù esercita il servizio. E poi abbiamo appena udito nella lettura del profeta, Gesù esercita il servizio addossandosi le nostre iniquità. Cari fratelli, quanto siamo pronti noi sempre con questo indice a condannare, a colpevolizzare. Gesù non è venuto a puntare l'indice, è venuto a servire addossandosi, cioè vuol dire mettendosi addosso non le sue, figlio di Dio, le nostre iniquità. È un bel peso, eh? È un bel peso, altro che servizio. E poi ha lavato i nostri piedi, non si è sottratto nemmeno al servizio più concreto e più umile, quello che abbiamo imparato nelle nostre famiglie sin da quando eravamo bambini, quasi nemmeno ci eravamo accorti quanto i nostri genitori esercitavano il servizio che ha esercitato Gesù e dal quale non siamo esonerati perché ministri del Signore, il servizio umile e concreto. E finalmente Gesù ha esercitato il servizio dando la vita per il riscatto dal peccato e dalla morte. Ecco, tutto questo stasera ha trovato un'illuminazione particolare, direi un sigillo particolare, nella parola che il Signore ci ha consegnato, il grande comandamento. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, e il prossimo tuo come te stesso. Cari fratelli e sorelle, sì, viviamo in un tempo di incertezza, a volte diciamo, ma come devo fare, cosa devo fare? Io vorrei essere cristiano, vorrei essere fedele al Vangelo, ma qui non si capisce molto. E qui c'è il criterio fondamentale a cui ispirarci, a cui ritornare, sul quale interrogarci ogni volta che comincia la nostra giornata. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, la tua anima, le tue forze, il prossimo tuo come te stesso. Che cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto che non possiamo, non potete, cari fratelli, separare il servizio a Dio e il servizio ai fratelli, soprattutto a quelli più deboli, più poveri, più fragili, che hanno più bisogno di un servizio anche concreto. Queste mani benedette, che diventeranno sempre più benedette, saranno benedette non soltanto perché terranno tra le mani il corpo e il sangue di Cristo e perché amministreranno i sacramenti. Queste mani sono benedette perché appunto diventano le mani di Cristo che si avvicina ad ogni persona umana, soprattutto a chi è piagata nel corpo, nello spirito. Immaginare una vita diaconale o sacerdotale fuori da questo chiaro criterio è immaginare qualcosa che non ha a che fare col Vangelo. E poi questa parola del Signore ci dice che noi siamo chiamati a servire per amore e con amore. Oggi noi siamo nella società dei servizi, sempre più diventiamo organizzati nelle diverse forme di servizio, ma qui non si parla di una forma o l'altra, si parla di un modo, di una ragione per porci al servizio di Dio e dell'umanità. E questo modo e questa ragione è l'amore. Servire per amore e con amore. Servire con il cuore, tutto il cuore. Questo vuol dire che serviamo nel bene, ma serviamo anche nel male, serviamo nella gioia e serviamo anche nella prova. Non solo quando il servizio è facile, il servizio è riconosciuto, il servizio non ci porterà una gratificazione materiale, ma un consenso, ma anche nei momenti oscuri, nei momenti in cui nessuno ci si accorge, nessuno ci dice grazie. Il servizio con
tutto il cuore. E il servizio dice con tutta l'anima, e l'ho già ripetuto. Cioè, qui si parla della vita, non si parla di dire, ecco adesso in queste 2 o 3 ore mi metto il servizio dei miei fratelli, poi guarda che bello, faccio anche il servizio all'altare, ecco, però non esageriamo troppo, no, qui tutta la vita, con tutta l'anima, vuol dire con tutta la vita, vuol dire, lo dico a me stesso per primo, che siamo disposti a dare la vita per servire. Cioè, cari fratelli e sorelle, non è che stasera è una bella cerimonia così, ma ha a che fare con questo, questi giovani stanno mettendo in gioco la vita per il Signore al servizio del suo popolo, insomma, e finalmente con tutte le forze, quindi le vostre energie fisiche, materiali, culturali, spirituali, morali, con tutte le forze amerai il tuo Dio e il prossimo come te stesso, e servirai quindi con amore e per amore. Ecco, cari fratelli, non si può essere presbiteri e vescovi senza essere diaconi. È così nella Chiesa. Noi veramente ci auguriamo che questi giovani tra non molto tempo siano chiamati all'ordine del presbiterato, quello che vedete incarnato da tanti sacerdoti che sono qui presenti, e anche all'ordine dell'episcopato. Ma noi tutti passiamo da questa porta, la porta del diaconato, e non è semplicemente una tappa. Ecco, adesso questa tappa poi la supereremo, il servizio lo lasciamo perdere. No, no, è un dono da assimilare ed esercitare per tutta la vita, in ogni ministero che il Signore vi affiderà e in ogni condizione in cui il vostro ministero si eserciterà. Nelle solenni promesse, i candidati esprimono davanti al Vescovo e all'Assemblea la totale dedizione al servizio di Dio, della Chiesa e dei fratelli, nella sequela a Cristo e nell'impegno filiale di obbedienza al Vescovo. Figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del diaconato, dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete essere consacrati al ministero nella Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani col dono dello Spirito Santo? Volete esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità in aiuto dell'ordine sacerdotale a servizio del popolo cristiano? Volete, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede, per annunziarla con le parole e le opere, secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Voi che siete pronti a vivere nel celibato, volete, in segno della vostra totale dedizione a Cristo Signore, custodire per sempre questo impegno per il Regno dei Cieli a servizio di Dio e degli uomini? Volete voi tutti custodire ed alimentare nel vostro stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore secondo la vostra condizione, insieme col popolo di Dio,
per la Chiesa e il mondo intero? Voi che sull'altare sarete messi a contatto col corpo e sangue di Cristo, volete conformare a Lui tutta la vostra vita? Metti al Vescovo diocesano il tuo legittimo superiore, filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto ed obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto ed obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto ed obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Con il canto delle litanie imploriamo l'intercessione di tutti i santi, specialmente dei patroni della diocesi e dei candidati al diaconato. Preghiamo, fratelli e sorelle carissimi, Dio Padre onnipotente, perché conceda la sua benedizione a questi suoi figli che ha voluto chiamare all'ordine del diaconato. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. Santi angeli di Dio, pregate per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi patriarchi e profeti, pregate per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. San Giovanni, pregate per noi. Sant'Andrea,
San Giuda Taddeo, santi apostoli ed evangelisti, Santa Maria Maddalena, santi discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio di Antiochia, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. Sant'Alessandro, prega per noi. San Vincenzo, prega per noi. San Mario, Santi Fermo e Rustico, pregate per noi. Sante Perpetua e Felicità, pregate per noi. Santa Agnese, pregate per noi. Santi Martiri di Cristo, pregate per noi. San Gregorio, Sant'Ambrogio, prega per noi. Sant'Agostino, prega per noi. Sant'Atanasio, prega per noi. San Basilio, prega per noi. Sant'Inarno Viatore e Giovanni, San Carlo Borromeo, prega per noi. San Gregorio Barbarigo, prega per noi. San Giovanni Vigesimo Terzo, prega per noi. San Benedetto, prega per noi. San Francesco, prega per noi. San Domenico, prega per noi. San Tommaso d'Aquino, prega per noi. San Giovanni Maria Vianney, prega per noi. San Francesco Spinelli, San Girolamo Emiliani, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Grata, prega per noi. Sante Bartolomea e Vincenza, prega per noi. Santa Maddalena di Canossa, prega per noi. Santa Teresa Eustochio Verzeri, prega per noi. Santa Geltrude Comensoli, prega per noi. Santa Paola Elisabetta Cerioli, prega per noi. Santa Gianna Beretta Molla, prega. Beato Bartolomeo Dalmasone, prega per noi. Beato Alessandro Dordi, prega per noi. Beata Pierina Morosini, prega per noi. Beato Quala, prega per noi. Beato Luca Passi, Beato Luigi Palazzolo, prega per noi. Beato Innocenzo da Berzo, prega per noi.
Beato Alberto da Villadogna. Beato Tommaso da Olera. Beata Caterina Cittadini. Santi e sante di Dio. Nella tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male, salvaci, Signore, da ogni peccato, salvaci, Signore, dalla morte eterna. Per la tua incarnazione, salvaci, Signore. Per la tua morte e risurrezione, salvaci, Signore. Per il dono dello Spirito Santo, salvaci, Signore. Noi peccatori ti preghiamo. Conforta, illumina la tua santa Chiesa. Ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Ascoltaci, Signore. Benedici questi tuoi eletti. Benedici e santifica questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Benedici, santifica e consacra questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai nella tua messe. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Ascoltaci, Signore. Custodisci e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Dio, la nostra comune preghiera, accompagna col tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale e santifica con la tua benedizione questi tuoi figli che noi confidiamo di poterti offrire per l'esercizio del sacro ministero nella Chiesa. Per Cristo nostro Signore. È il momento centrale del rito di ordinazione. Rinnovando il gesto degli apostoli, il vescovo impone le mani sul capo degli eletti e quindi invoca su di loro il dono dello Spirito Santo con la grande preghiera di ordinazione. La nostra partecipazione si esprime nella preghiera silenziosa.
ministero, assistici col tuo aiuto. Tu vivi in eterno e tu disponi e rinnovi con la tua provvidenza di Padre. Per mezzo del Verbo tuo Figlio Gesù Cristo nostro Signore, tua potenza e sapienza, compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore. Per opera dello Spirito Santo, tu hai formato la Chiesa corpo del Cristo, varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra. Così hai disposto che mediante i tre gradi del ministero da te istituito cresca e si edifichi il nuovo Tempio, come in antico scegliesti i figli di Levi a servizio del tabernacolo santo. Agli inizi della tua Chiesa, gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori nel ministero. Con la preghiera e con l'imposizione delle mani affidarono loro il servizio della carità, per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annunzio della parola. Ora, Padre, ascolta la nostra preghiera. Guarda con bontà questi tuoi figli che noi consacriamo come diaconi perché servano il tuo altare nella Santa Chiesa. Ti supplichiamo, Signore, e fondi in loro lo Spirito Santo, che li fortifichi con i 7 doni della tua grazia, perché compiano fedelmente l'opera del ministero. Siano pieni di ogni virtù, sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel loro servizio, retti e puri di cuore, vigilanti e fedeli nello spirito. L'esempio della loro vita, generosa e casta, sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo. Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, forti e perseveranti nella fede, siano immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito, ma per servire, e giungano con lui alla gloria del tuo regno. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. I nuovi diaconi vengono rivestiti dell'abito loro proprio, la stola e la dalmatica. Okay.
consegna loro il libro dei Vangeli. È infatti loro compito speciale l'annuncio ai fratelli della parola di Dio, che sono chiamati a testimoniare con la vita. Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Una luce che ti schiara, insegna ciò che hai appreso nella fede, lampada che arde, una voce che proclama la parola di salvezza. Nella gioia, precursore nel dolore, tu che sferi nel perdono, l'annuncio di misericordia, tu sarai profeta di salvezza fino ai confini della terra, porterai la mia parola, risplenderai nella mia luce. Amico dello sposo, che gioisce alla sua voce, tu cammini per il mondo per precedere il Signore. Sulla tua bocca la potente mia parola, che convertirà il mondo. Tu sarai profeta di salvezza fino ai confini della terra, porterai la mia parola, risplenderai nella mia luce. L'abbraccio di pace che il Vescovo scambia con i nuovi diaconi è il segno del rapporto di piena fiducia e di cordiale affetto che esiste tra loro nel comune servizio a Dio e alla Chiesa.
la gioia con cui anche adesso ci siamo espressi, professiamo insieme la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Carità e amore, qui
perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Padre Santo, il tuo Figlio volle lavare i piedi ai suoi discepoli per lasciarci un esempio. Accogli i doni del nostro servizio sacerdotale, perché offrendo noi stessi in sacrificio spirituale siamo riempiti dello spirito di umiltà e di amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il tuo Figlio unigenito mediatore della nuova alleanza e con disegno mirabile hai voluto nella tua Chiesa la varietà dei ministeri. Egli che comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti, per amore dei fratelli ne sceglie alcuni, perché mediante l'imposizione delle mani siano partecipi del suo sacro ministero, servano con carità il tuo popolo santo, lo nutrano con la parola, lo alimentino con i sacramenti, si conformino all'immagine di Cristo, donando la vita per te, o Padre, e per la salvezza dei fratelli, e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore. E noi, o Signore, insieme con tutti gli angeli santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua. Ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti.
questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alessandro, San Giovanni XXIII e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Assisti nel loro ministero i tuoi servi, Don Carlo Agazzi, Don Mario Carrara, Don Andrea Cuniberzi, Don Mario Pezzotta, Don Taddeo Rovaris, Don Rajeshwar Nayak, oggi ammessi all'ordine del diaconato. Rendili veri imitatori di Cristo nel servizio del suo corpo che è la Chiesa. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare il giovane Matteo, ex compagno di studi, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Amen. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Amen. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
conformati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi uno sguardo di pace.
preghiamo. O Padre che ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio, concedi ai tuoi servi di essere fedeli ministri del Vangelo, dei sacramenti e della carità, a gloria del tuo nome e per la salvezza dei credenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora la benedizione su voi, carissimi, che il Signore ha raggiunto col dono del suo Spirito, ordinandovi diaconi per il servizio di lui e del suo popolo. Questa benedizione si accompagna al nostro affetto, alla fiducia con la quale anche il Vescovo vi manda al servizio del Signore e del suo Vangelo e delle comunità, delle persone, delle donne, degli uomini, i giovani, i bambini, gli anziani, i poveri, i fragili, presso il quale testimoniare l'amore di Dio nella forma del servizio generoso. E mentre benedico voi, benedico tutti voi che avete vissuto questa preghiera e questa liturgia, dicevo all'inizio, investiti pure dal soffio dello Spirito. Mentre vi benedico, desidero esprimervi la mia gratitudine. Gratitudine alle famiglie di questi giovani, la gratitudine affettuosa, pensandoli al momento in cui sono apparsi al mondo, fino a quando cresciuti poi hanno preso la via del discernimento e quindi del seminario. E dunque un grande grazie anche alla comunità del seminario, al suo rettore, a tutti coloro che collaborano nella formazione, tutti coloro che permettono al seminario di offrire questa proposta di discernimento e formazione, a quelli che avete conosciuto e adesso non sono più nel seminario e hanno pure accompagnato i vostri passi. E grazie alle vostre parrocchie, ai sacerdoti qui presenti, a quelli che non hanno potuto intervenire, le parrocchie d'origine, a quelle presso le quali prestate il vostro servizio, i sacerdoti che hanno contribuito alla vostra formazione. Un grazie anche alla comunità missionaria del PIME che ci ha dato la gioia, e a me personalmente, di poter ordinare un diacono indiano per la missione. Anche la nostra diocesi non si sottrae alla missione ed è sempre una grande gioia vedere qualcuno che sorpassa i nostri confini o che viene nei nostri confini ad annunciarci il Vangelo. Grazie anche a lei, Padre Luigi, per questa presenza in mezzo a noi. Ecco, il grazie veramente possa raggiungervi tutti e prendere la forma della benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Dio che vi ha chiamato al servizio degli uomini nella sua Chiesa, vi renda strumento della sua carità verso tutti, specialmente verso i poveri e i sofferenti. Egli che vi ha affidato il compito di predicare il Vangelo di Cristo, vi aiuti ad essere con tutta la vostra vita autentici e appassionati testimoni della sua parola. Dio che per mezzo del suo Spirito vi ha costituito dispensatori dei suoi misteri, vi conceda di essere nel mondo ministri di unità e di pace a imitazione di Gesù Cristo, suo Figlio. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.
Santa Dei Genetrix, nostra deprecatio omnes, ne